Amici di Genga, la voce dell'Altesino, buonasera. Questa sera ci troviamo in un ambiente diverso. Ci troviamo a Castelletta di Fabriano, dove è in corso una riunione speciale dei vari gruppi speleologici per fare il punto della situazione delle grotte, praticamente dei percorsi, e una situazione bellissima a cui io sono stato invitato e sono fiero, perché sono stato, anche se la mia malattia non mi ha permesso di andare nelle grotte, però mi ha permesso di tirare avanti la passione per la speleologia in maniera indiretta, lavorando alle grotte di Frasassi, pubblicizzando le grotte, aiutando i gruppi a raggiungere le grotte. Quindi, ecco, sentite le voci dei colleghi, degli amici. È una riunione nell'ex scuola di Castelletto, trasformata nella Casa del Parco. Dovremmo attendere Aurelio Zenobi, un componente del Parco della Gola del Rosso di Frasassi, che dovrà tenere un incontro con noi. Ecco, adesso stanno chiudendo la finestra, mi vedete un po' scuro, ma non c'è problemi perché lo schermo è un po' luminoso. Questo è un servizio speciale, difatti vedete che ci sono gli amici, non sono solo, vedete che ci sono gli amici dei vari gruppi speleologici. Ci siamo riuniti qui a Castelletta perché la speleologia è una bellissima scienza che ci ha permesso nel 1971 della scoperta delle grotte di Frasassi, che ha dato un input a Genga, perché se non c'erano le grotte di Frasassi noi non so come, quello che facevamo, se lavoravamo. Io poi, che sono invalido, avrei vissuto con 400 euro al mese, secondo tanti no, lavorando alle grotte grazie a 1100-1200 euro al mese riesco, a malapena però riesco a sopravvivere. Quindi il gruppo speleologico è molto importante, quindi bisogna valorizzarlo, bisogna aiutarlo, bisogna incentivarlo, non dire di no. Certo, se uno dice vengo alle grotte con 30-50 persone, no, perché minimo sono 10-12 persone, però vabbè, io non mi pronuncio, perché praticamente sono un semplice impiegato, non rappresento niente per quanto riguarda la parte legislativa delle grotte, quindi praticamente sono una persona così. Io porgo i saluti a tutti i colleghi e ringrazio Enzo che mi ha portato su, e dopo, anche se non mi porto giù, andrò giù a piedi, ci metterò fino a domattina, però non c'è problema. Però ragazzi, io sto trasmettendo questo video, vi prometto il bene più grande del mondo, e quindi praticamente questo video andrà in onda sul mio sito altavallesina.altervista.org. La voce dell'Alto Esino, Genga dintorni.blogspot.it, e su Genga Informa, praticamente su Facebook. Ecco, io ho 100.000 diavoli per capello, perché io seguo tante cose, riesco a seguirle. Quindi.
questo breve servizio termina qui perché fra un po' dovremmo iniziare, se no dice questo rompe. Grazie per la pazienza e ci sentiamo a presto. Grazie.